Allora, vediamo se entreranno soldi, segno per segno. Entreranno soldi o resterai sempre la solita morta di fame? Ma scopriamolo, segno per segno. Andiamo a vedere, segno per segno, se ci saranno ingressi di soldi, come andranno le cose e se per te, sarà una cosa buona e giusta. Allora, vediamolo segno per segno, partiamo come al solito dal segno dell'ariete. Vediamo se ci saranno possibilità per il segno dell'ariete, utilizzando sempre i tarocchi Zen. Questa volta mi baso prevalentemente sui tarocchi perché i tarocchi fanno una cristallizzazione precisa e anche per quanto riguarda l'astrologia, diciamo che usando i tarocchi riesce ad avere subito delle informazioni precise. Quindi vediamo, utilizzerò sempre i tarocchi Zen di Osho, che in questo momento sto mescolando, e oltre ai tarocchi Zen di Osho, diciamo, utilizzerò anche i tarocchi di Marsiglia. E vediamo un pochettino, insomma. Quindi partiamo, cerchiamo di capire quindi come vanno le cose, se ci sono soldi o meno, se entrano soldi o non entrano soldi. Partiamo dal segno dell'ariete. Allora, uso per primi i tarocchi Zen di Osho e poi utilizzeremo anche gli altri tarocchi. Allora, per quanto riguarda i tarocchi Zen di Osho, per quanto riguarda l'ariete, ci saranno delle perdite. Purtroppo, l'ariete, il problema non è che magari guadagni, andremo a vedere, ma l'ariete c'ha il brutto vizio di spendere soldi. Cari segni dell'ariete, non potete sputtanarvi tutti i soldi che vi entrano, perché il segno dell'ariete, purtroppo, è uno che se, o una, che se guadagna 10, spende 11, 12, 13. E quindi se guadagna 100, spende 110. Se guadagna 1000, spende 1100 per dire, no? Quindi l'ariete ha sempre questa caratteristica, no? Quindi bisogna stare attenti sul segno dell'ariete che bisogna cercare di capire. Tra l'altro, ci saranno delle avventure, quindi avrai possibilità anche abbastanza trasgressive, diciamo, di farti guadagnare, di farti ottenere, diciamo, diverse possibilità. L'ariete deve imparare ad avere controllo delle risorse, perché questo non è un periodo negativo per l'ariete per guadagnare soldi, ma cazzo, l'ariete non ha una cultura del risparmio, non ha assolutamente cultura del risparmio e quindi, come dire, deve acquisire maturità. Purtroppo gli arieti sono spesso, diciamo, delle situazioni, delle persone che non sono mature, non hanno la maturità giusta per gestire le entrate economico-finanziarie. Vediamo ancora cosa ci dice qualcosa in più per quanto riguarda sempre l'ariete, però utilizzando i tarocchi, diciamo, di Marsiglia, i tarocchi di Marsiglia. Vediamo sempre per quanto riguarda l'ariete, che significa per quanto riguarda l'ariete. Allora, vediamo che significa per quanto riguarda l'ariete con i tarocchi di Marsiglia. I tarocchi di Marsiglia, che ci dicono i tarocchi di Marsiglia per quanto riguarda l'ariete? L'ariete sta vivendo delle relazioni sentimentali affettive di merda, perché il 5 vuol dire merda praticamente, e è anche fugace. Quindi anche l'ariete, anche da un punto di vista sentimentale affettivo, fa acqua da tutti i pori. Infatti il fante, il valletto, diciamo così, il paggio di spade, che è quindi è questo che è un amore veloce, un amore rapido. Quindi, cari segni dell'ariete, avete questi due problemi: non sapete gestire i money e non sapete far durare gli amori. Li vivete tutti in modo molto, molto superficiale. Ma passiamo al segno del toro. Passiamo al segno del toro, vediamo che ci dice il segno del toro. Il segno del toro
segno di terra e vediamo un attimino come funzionano le cose per quanto riguarda il segno del toro. Il segno del toro è un periodo che si sente un po' bloccato, quindi vorrebbe fare delle cose ma si sente in gabbia. È ingabbiato, quindi sta facendo paranoie il segno del toro, purtroppo sta facendo grandi paranoie e deve imparare, caro segno del toro, a sperimentare delle cose nuove, perché ti stai intrattenendo con situazioni negative, situazioni nefaste, e se vuoi ottenere del denaro devi focalizzare la tua intensità sul denaro. È inutile che pensi all'amore, pensi a queste cazzate. Se vuoi soldi, caro segno del toro, devi focalizzarti sui soldi, non sull'amore. L'amore distrae, l'amore fa perdere, diciamo, la retta via fondamentalmente. Quindi concentrati non sull'amore, ma concentrati sul segno, concentrati sulle cose importanti, in questo caso sul denaro, che questo è molto importante. Vediamo, siamo arrivati sempre al segno del toro, cerchiamo di capire il segno del toro come va con i tarocchi Zen, come va con i tarocchi di Marsiglia. I tarocchi di Marsiglia sono tarocchi importanti, sono tra i più antichi della cartomanzia francese. Vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia, quali sono le cose che ci raccontano i tarocchi di Marsiglia. Beh, il toro ha purtroppo il 3 di denari, che rappresenta un inizio. Vedete tutte le carte piccole sui denari, l'1, il 3, vuol dire sopravvivenza e poi un po' di sesso, quindi pochi soldi e tanto sesso per quanto riguarda il segno del toro. Bene, ma passiamo al segno dei gemelli. Vediamo che ci raccontano i gemelli, cosa ci dice il segno dei gemelli, perché anche il segno dei gemelli c'ha un suo perché. Allora, vediamo il segno dei gemelli che ci racconta i nostri amici del segno dei gemelli. Vediamo un po' cosa ci raccontano il segno dei gemelli. Tagliamo. Allora, devi trovarti una guida spirituale, se vuoi, diciamo, che entrino soldi, devi fare le scelte giuste, devi diventare più saggio. Per i gemelli è periodo di abbondanza, comunque, però vedete che questo è accovacciato, come l'abbondanza c'è, ma non va sciupata. E comunque, se i gemelli avrà veramente la totalità, è un periodo buono per i gemelli, per i soldi. È un periodo veramente buono, quindi suggerisco ai gemelli di continuare su questa strada. Vediamo, perché per quanto riguarda i soldi vanno benissimo in questo periodo di gemelli. Non sarà un periodo lungo, perché il transito dei pianeti presto porterà pianeti in quadratura, quindi non sarà un transito lungo, sarà un transito abbastanza breve. Però tu anche in un transito breve avrai la possibilità comunque di farti i tuoi guadagni, insomma. Bene, qua ci dice che per quanto riguarda le relazioni sentimentali affettive ti vedono più come una tromba amica che come una donna, e c'è anche una persona manipolativa. Occhio che c'è, incontrerai anche una persona manipolativa al corso dei gemelli, una persona che ti potrà portare fuori strada da un certo punto di vista. Quindi valuta bene queste caratteristiche, perché ci sono poche chance, poche possibilità da questo punto di vista. E adesso abbiamo visto anche i gemelli nel frattempo.